Ciao a tutti! Questo video nasce grazie alla collaborazione con Esport Rivals, che è un'agenzia di cui faccio parte, che si occupa di intrattenimento digitale a livello calcistico insieme a tanti altri content come il sottoscritto. Esport Rivals si occupa soprattutto di tornei di football 2024, FC24 e non solo. Per tutte le informazioni seguiteci sui nostri social e visitate il nostro sito. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione al video e vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale in caso che non l'abbiate fatto e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun contenuto. A titolo informativo, il mio format uscirà tutti i mercoledì e tutti i venerdì alle 17:30 di pomeriggio. Ciao a tutti ragazzi, sono Magic Gamer YouTube e siamo qui per continuare il nostro campionato di Serie A. Allora ragazzi, andiamo a vedere come ho pensato di continuare questo viaggio. Allora, prima di tutto andiamo a notare che siamo contro Cagliari, come potete vedere. Seconda giornata, Cagliari in casa del Cagliari. E andiamo a vedere il Cagliari come è andato, diciamo, nella prima partita. Il Cagliari, come vedete, ha perso, quindi a 0 punti. Quindi diciamo che abbiamo il calendario, diciamo, a favore. Ma in questo episodio andremo a fare due partite, quindi andiamo a vedere anche la terza giornata che saremo contro l'Empoli. E anche qua il calendario, diciamo, che ci viene incontro perché l'Empoli è esattamente ultima in classifica, perché ha subito anche parecchi gol e comunque è a 0 punti. Perfetto. Quindi abbiamo il calendario a nostro favore, cerchiamo di sfruttarlo al meglio. Dopo aver visto questo, andiamo a vedere la sfida che c'è scritto di segnare almeno 3 gol, ok? Tra la seconda e la quarta giornata. E quindi oggi cerchiamo di andarle a fare in queste due sfide, visto che abbiamo anche due squadre che secondo me a livello difensivo, a quanto pare, sono un po' più in difficoltà di altre. E quindi ho cercato di andare, di fare un modulo per andare a esaltare un po' più il nostro attacco e ho cambiato allenatore, visto che siamo in un nuovo episodio e dal regolamento posso cambiare allenatore a ogni episodio, sono andato appunto a prendere lui, Gasperini. E perché ho scelto lui? Ve lo faccio vedere subito. Perché Gasperini ha un contropiede veloce 80, quindi giocheremo in contropiede veloce come prima, diciamo. Prima tattica, come seconda tattica in difensiva ho messo sempre un via laterale che ha 70, quindi i giocatori comunque avranno sicuramente un supplemento a livello di overall finale, a livello di statistiche, perché appunto abbiamo un 80 come allenatore. Però la cosa che mi interessava a me era l'affinità di allenamento, che incrementa i punti esperienza che gli attaccanti ottengono durante una partita del 300%. E come attaccanti, nel ruolo che adesso io ho preparato, appunto sono tre, perché Lookman è seconda punta, quindi prenderà il 300%, Zapata, e poi abbiamo Immobile, che però Immobile sappiamo che non ha livelli, sappiamo che da regolamento possiamo utilizzare comunque la carta, basta che io abbia questo giocatore nella mia Fantacalcio. E purtroppo ce l'ho, e dico purtroppo perché non mi sta dando grande soddisfazione a Fantacalcio, sicuramente non sono secondo in classifica Fantacalcio per Immobile, però comunque la cosa buona è che qua ho questa carta da sfruttare per questa serie che sto facendo appunto sul canale di Esport Rivals. Quindi ragazzi, Immobile non prenderà questi punti, però le andremo a sostituire, andremo a mettere comunque come secondo tempo per forza Lampadula, che sarà mancino, ok? E useremo come punta, scusate, anche Ngonge, che è un'ala prolifica, quindi la sua abilità si disattiverà, quindi non avrà dei movimenti di una punta vera e propria, però vedremo di riuscire a cavarci qualcosa. Magari lo mettiamo solo su perché prenda dei punti e magari siamo già con il risultato, diciamo, tranquillo. Ed è quello che vorrei fare. Infatti, sono partito abbastanza sicuro. Diciamo che intanto abbiamo gli overall tutti alzati grazie all'allenatore. E poi sono andato a fare un modulo un po' più coperto. E abbiamo chiaramente purtroppo tre
onnipresenti, perché purtroppo questi sono i giocatori del mio fantacalcio e qua sul football sono tutti onnipresenti, però sono andato un po' a modificare con mettendo difensivo a Gagliardini il mediano, che ho messo lui perché ha delle statistiche difensive un po' più migliori, diciamo, degli altri ed è anche molto alto, e in più ci ho messo anche l'ancoraggio perché come onnipresente tenderà sempre ad andare incontro a chi ha la palla, quindi voglio bloccarlo un po', mettergli difensivo, cercare di farlo un po' tenere a bada. Poi ho messo un contropiede a Lookman perché abbiamo l'unico diciamo giocatore che può stare lì e quindi lo vorrei portare fino a fine partita. Quindi con contropiede si stancherà meno perché non torna, diciamo, a difendere. Ok. E detto questo, ho un terzino offensivo e adesso io al momento ho lasciato Faraoni, l'ho portato come vedete a livello 2, anche Caprile comunque l'ho portato. E con l'esperienza che aveva fatto, appunto perché lui aveva preso anche più punti degli altri, essendo uno giovane, avevamo utilizzato un allenatore che fino all'età di 23 anni dava molti più punti di esperienza, l'abbiamo portato, comunque l'abbiamo aumentato. Vedete che non ha più comunque i numerini rossi. Avevo 4 punti, penso, a disposizione per portare tutto comunque sul 70-71. Ok. Poi, comunque in sostituzione abbiamo volendo anche Silvestri, che comunque adesso è allo stesso livello, anzi, secondo me Caprile è un po' più fortino. Diciamo che siamo lì. Quindi, visto che è giovane, continuiamo a usare Caprile. Abbiamo Smalling anche in panchina che è più forte come incontrista di Dragosin. Può essere infatti che dopo andremo a utilizzare lui. Vediamo dopo in game dalle forme, vediamo chi è più in forma, chi è meno in forma. Però se vado a sostituire, comunque vado a sostituire Dragosin con un altro incontrista. Ok? E continuerei a tenere Romagnoli perché lo vorrei portare su pian piano al massimo perché penso che è il difensore più forte che abbiamo a livello base. Ok. E Faraoni rimane lui perché Christensen della Roma comunque è D, quindi spesso sarà giù, anche se è comodo perché è 1,87, però va bene così. Allora, questa è la squadra. Tatticamente abbiamo solo portieri difensivi, che non è il massimo per un contropiede veloce perché la difesa è molto alta, però purtroppo questi sono i giocatori che abbiamo a disposizione, tre portieri difensivi. Abbiamo una difesa un po' alta e abbiamo un terzino destro. Oddio, avevo, scusate. Terzino destro, appunto, Faraoni, che è un terzino offensivo, quindi andrà in tutta fascia, quindi potrebbe andare anche a crossare, perché no? In mezzo per Zapata Immobile, che Zapata comunque è un fulcro di gioco molto alto, comunque di testa già 73 di base, salto 72, un contatto fisico già elevato come carta base, quindi va bene. Anche lui, no, lui è stato sempre a livello 1. Abbiamo portato a livello 2 Lookman, a livello 2 Gagliardini, Guendouzi livello 2, Ederson è a livello 1, Faraone a livello 2 e Romagnoli è rimasto così. Iono a livello 3 e Caprile, appunto, a livello 3. E comunque, Faraone, stavo dicendo, può usare tutta la fascia per andare anche a crossare in mezzo. Sicuramente avremo anche qua un onnipresente, quindi si potrebbe allargare anche lui per andare a crossare. Stessa cosa di qua, Guendouzi. Ho messo Guendouzi di qua perché c'è alto di piede opposto, cosa che è a medio. Ederson, ma sono due destri, anzi tutte e tre sono destri. Gagliardini è alta, è in mezzo ed è quello che ha più comunque abilità difensive, come vedete. Anche Guendouzi, a dire la verità, però il comportamento difensivo, no, forse allora a questo punto. Ah no, però è più basso. Sì, ho messo Gagliardini perché comunque più o meno sono simili, sono bravi tutti in difesa, però diciamo che ha i passaggi uguali. Possesso stretto, forse allora in teoria è più forte Guendouzi, a dire la verità. Però diciamo che è un po' più basso e le palle alte, poi pochi centimetri in più lo aiuteranno sicuramente. Poi ha salto 70 anche Gagliardini, ecco cosa che mi ha fatto pensare di metterlo mediano. Lui invece salta pochissimo, c'è 64 ed è più basso. Comunque, abbiamo Guendouzi che anche lui potrebbe andare all'esterno. Di qua invece abbiamo, e per chiuderci un po' di più, visto che siamo anche alti, abbiamo il terzino Iono difensivo che proprio ha aumentato accelerazione e velocità perché così può anche tornare un po' più in fretta. L'ho pensato appunto per aumentargli quelle statistiche con i tre livelli. Appunto perché così usando una difesa alta possiamo anche comunque avere la possibilità di tornare più velocemente. Poi
Abbiamo Lukman, giocatore chiave, non lo metto trequartista per il semplice motivo che calerebbe di tanto, 80 con le sue statistiche aiuterà sicuramente ad andare in gol. E poi abbiamo un fulcro di gioco che sicuramente verrà incontro a proteggere la palla e così abbiamo l'inserimento di Lukman. E abbiamo Immobile invece onnipresente che starà sempre sulla linea di fuorigioco e con degli 1-2 comunque appena c'è lo spazio si inserisce alle spalle della difesa per andare a segnare. Non è velocissimo, però adesso vedete le statistiche che sono molto più alte con questo allenatore e velocità 80. È già buono. Comunque ricordiamo, siamo contro a delle squadre, abbiamo visto comunque che hanno perso entrambe le partite, quindi abbiamo la possibilità di riuscire ad andarci a riscattare e trovare la prima vittoria. Cerchiamo di fare anche almeno 3 gol in queste partite per prendere i 600 punti di campionato e ora direi di andare a iniziare. Sempre superstar, continuiamo così, quando arriveremo anche più in alto potremo andare tranquillamente anche al massimo delle difficoltà. Allora ragazzi, impostazioni, stadio, così sappiamo che bene o male non possiamo cambiare niente, lasciamo tutto com'è. Sta per iniziare, qua mettiamo la seconda e a lui la prima in casa, giustamente sta per iniziare questa partita. Vediamo il Cagliari che si presenta con questa formazione iniziale. Comunque andiamo a vedere lo schema di gioco. Andiamo a vedere, vedete, detto Dragusin, come speravo di no, ma è giù. Speriamo che ci sia su a Smalling. E Smalling invece è giù, sono due incontristi. Ho messo incontrista, ragazzi, perché volevo un attimo da una mano. Poi abbiamo Buongiorno, Buongiorno che anche lui è incontrista. Quindi mettiamo Buongiorno su, che al massimo un incontrista e uno sviluppo è una bella accoppiata. Mettere due sviluppo con un contropiede veloce, preferisco che uno gli va incontro a rubare palla. Abbiamo Arrawi che è su ed è onnipresente. Allora mettiamo Arrawi al posto di Gagliardini. A questo punto mettiamo Guendouzi mediano, andiamo a cambiare in difensivo, mettiamo Guendouzi e ancoraggio Guendouzi, visto che abbiamo visto che anche lui potrebbe fare in mediano tranquillamente. In contropiede ho messo Lukman, ve l'ho spiegato prima, Ederson lo teniamo lì e poi abbiamo gli altri giocatori che sono su, abbiamo la punta, anche Lampadula e poi abbiamo anche comunque Lazovic e Gudunso, che lo possiamo andare a utilizzare perché non ve l'ho fatta vedere prima, come secondaria è tipo lo stesso modulo, ma invece che tre, che i due centrocampisti abbiamo Cellidici e Lessi per allargarci, per andare a crossare. Andrei a cambiare Ederson con Lazovic che è uno specialista di cross e Arrawi lo andrei a cambiare al posto con Gudunso che è un taglio al centro. Ok. E istruzioni individuali, qua gli ho dato solo contropiede al momento ai due CLD e difensivo a Guendouzi e ancoraggio a Guendouzi perché lo voglio tenere un po' fermo, non voglio che aumenti più di tanto, va in giro visto che non è presente a tutto campo. Ok, e l'avevo fatto vedere la tattica secondaria, ve l'ho fatta vedere adesso, andiamo a vedere il nostro avversario, comunque ha sempre difesa 3 anche il Cagliari. Allora, sì, ha due esterni, cose che ci possono fare un po' male, essendo che noi non abbiamo dei veri esterni, ma solo dei terzini. Abbiamo Pavoletti che di testa può anche saltarci fuori. Potremmo vedere con Pavoletti, magari ci mettiamo una marcatura di Pavoletti, ci andiamo a mettere Romagnoli Buongiorno come marcatura. Vediamo se ci dà così fastidio. Potremmo andare anche a mettere addirittura delle marcature in caso su Augello e Nandez, gli esterni, ci mettiamo i nostri onnipresenti, 1 1 2, vediamo un attimo. Lui comunque c'ha media e lui ha media. Destro e destro. Guendouzi aveva invece alta. Vabbè, pazienza, cerchiamo, lo sappiamo. Vediamo di utilizzare. Lui comunque ha alto, ma c'ha destro. Ok, va bene. Cerchiamo di ricordarci un po' anche le statistiche dei nostri giocatori per fare al meglio i passaggi, giocare al meglio. Rene, ragazzi, siamo pronti per iniziare questa seconda partita. Abbiamo visto che adesso non fanno più vedere i giocatori, diciamo, che escono dallo stadio. Anzi, no, lo fanno vedere in maniera diversa, un'altra nuova. Bello, bello, mi piace allora. Telecronaca Fabio Caressa, l'analisi di Luca Marchegiani. Ci ho letto bene. E vediamo l'entrata appunto per questa partita. Bello anche vivere un attimo questi momenti. Di solito skippiamo tutto, non guardiamo la tifoseria. Oh, non è che la tifoseria è fatta benissimo in questo gioco, però pian piano sta migliorando secondo me. Ecco qua. E siamo pronti per iniziare. Il Cagliari Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. Schiereranno
tre uomini nella metà campo avversa davanti a un centrocampo bello, che regala un bel po' di flessibilità. È il modulo di base del calcio totale. Eccolo qua, sostituzioni. E ora siamo noi con Caprile. Iono Romagnoli, buongiorno. Faraoni per la nostra difesa. Raui, Guendouzi, Ederson titolari per questo centrocampo. Immobile, Lookman e Zapata, ragazzi. Eccoli qua. Queste invece sono le sostituzioni. Abbiamo fatto la presentazione della nostra fantastica squadra, la nostra Salernitana. Eccoli qua. E come vedete, vedete gli esterni appunto che avranno un po' di gioco. Ma va bene, va bene, va bene. Vediamo di iniziare questa partita. Vediamo che stiamo per incominciare, palla chiaramente agli uomini di casa e andiamo subito in difensiva, ragazzi. Siamo pronti, dobbiamo cercare di prendere questi tre punti importantissimi. L'esterno subito, vediamo che Augellos lì, non mi ricordo come si chiama, è partito però subito appunto per darci fastidio sulla fascia, ve l'avevo detto che lì saremo un po' più deboli. Stiamo attenti comunque ai passaggi, cerchiamo di non perdere palla in questa zona perché sarebbe pericolosissimo. Andiamo in equilibrato perché tanto anche lui in difensivo, quindi sono partiti un po' in zona difensiva. Vediamo che si stacca subito a Raui, come prima partita ha già fatto un bel movimento. Ederson, Guendouzi ancora, bella bella giocata, oh bella, bello scambio, bello, ci siamo. La nostra Salernitana, ragazzi, è carica, vuole questi tre punti e lo fa capire benissimo agli avversari. Zapata, Zapata, si gira! E ragazzi, 1-0! Al nono minuto sblocchiamo il risultato con Ederson. E Caprile che esulta così, il primo gol della stagione per la nostra Salernitana, ed è venuto proprio per una respinta malfatta dal portiere del Cagliari. Bene, andiamo in difensivo, adesso vediamo che non è più in difensiva, è subito andata in equilibrata, vuole spingere un po' di più chiaramente il Cagliari. Bene, il nostro terzino difensivo va a chiudere subito. Vediamo che non gli va incontro, ma tiene a proteggere la palla per un possibile passaggio. Vediamo subito Lookman, Immobile che fraseggiano tra di loro. Immobile si ferma un attimo, inizia un po' a ragionare. E bello, non se lo aspettavano questo passaggio. Ancora Roby 1-2 che va in mezzo. Vediamo adesso che ha fatto una bella giocata ancora la Salernitana. Andiamo. Bellissimo, no, no di testa, ho sbagliato, devo aspettare un po' che la palla scendesse per tirare, ho avuto troppa fretta, questi sono errori che il Magic non deve fare, ma continuiamo. Immobile, vediamo Lookman, ah, peccato per lo stop. È in difficoltà questo Cagliari, è in difficoltà, intanto per la sfida il primo gol l'abbiamo fatto, non ci facciamo prendere però dalla smania di andare subito in porta perché dopo perdiamo palla come adesso e rischiamo i contropiedi veloci, soprattutto con gli esterni appunto, ricordiamoci che a quegli esterni che possono darci fastidio, guardate lì, ah, l'imbucata appunto di Immobile, era bella, era bella. Uff. Andiamo subito incontro Faraoni, lo mandiamo subito incontro al pallone, lo recupera appunto, si deve fermare perché la squadra non lo sta accompagnando in questa manovra. Andiamo Immobile, 1-2, vai Immobile! Ah, non so se ho fatto bene o male, ma era un po' lentino e l'ho visto un po' faticato Immobile. Ragazzi, andiamo in equilibrata, eravamo ancora in difensiva. Che però non era male stare in difensiva, a dire la verità, visto che doveva mantenere un po' il risultato, però... Ho anche in mente quella sfida dei tre gol, quindi vorrei anche segnarli. Questa partita, riuscire a farne già due, sarebbe già un buon inizio per la sfida. Vediamo di allargare il gioco, di cambiare un attimo...
Lato di manovra. No, ho sbagliato, sbagliato io. Devo tenere premuto di più la X per far arrivare il passaggio al giocatore più lontano. Ma questo non l'ho fatto. Ok, non vedo nessun tipo di movimento. Lukman è arrivato. Palla per Zapata. Zapata immobile, immobile subito, ma non riesce a tirare. Viene fermato dalla difesa, appunto, sarda. Vediamo di cercare di non fare stupidate. Ricordiamo che siamo in contropiede veloce, quindi comunque dobbiamo anche pressare e ci faciliterà il recupero palla. Non dobbiamo attendere come la scorsa volta che avevamo, appunto, a contrattacco. Ricordiamo che il gioco consiglia appunto in contropiede veloce, appena perdiamo palla i nostri giocatori devono andare a pressare, chiaramente sempre con cognizione, con un po' di intelligenza, non lasciare troppi spazi, ma non dobbiamo farli respirare e recuperare subito il pallone per recuperare subito in contropiede veloce appunto. Attenzione, bravissimo Faraoni, ci è arrivato, bravissimo, e qua un po' di casino, ma riusciamo a saltarci fuori ragazzi. Bravissimo anche il nostro portiere che con il progresso fatto è aumentato, abbiamo visto che è riuscito a tenere quella palla senza fare dei pocci. Vediamo subito. Vediamo Zapata. Ah, non è riuscito a inserire Immobile. Comunque come fulcro di gioco, sì, vedo sempre che sta lì a tendere la palla, dovrei sfruttare di più Zapata. Cioè tipo dargliela, proteggere palla, punto, 1-2. Larghiamo, Faraoni, cross in mezzo come avevo detto appunto, che il terzino può andare a crossare essendo offensivo, ma non ci siamo riusciti. Niente ragazzi, finito il primo tempo, 1-0 comunque, la partita la stiamo facendo noi e va benissimo. Abbiamo un 60% di possesso palla, non ha mai tirato in porta il Cagliari, noi abbiamo fatto 3 tiri in porta, diciamo che siamo cresciuti parecchio dall'altra partita, abbiamo anche un allenatore diverso. E abbiamo anche giocatori che hanno fatto un progresso di aumento delle statistiche. Boh, dopo un bel tè caldo torniamo in campo. Bellissimo Lukman. Ha provato di testa anche se è uno dei pochi che non è altissimo in questa squadra. Vedete subito il pressing che voglio cercare di attuare in questa fase difensiva. Faraoni, Faraoni si allarga, attenzione, stiamo attenti anche alla resistenza del giocatore, lo vediamo che stava già decelerando, non aveva più spinta, diciamo. Cerchiamo di capire queste cose, di farci caso. L'inserimento, Lukman si gira. No, ragazzi, beh, pian piano aumenteremo le statistiche. Questo è un gol mangiato, però l'azione, ragazzi, che azione! Guardate l'inserimento del giocatore chiave, guardatelo, bello, bello, anche qua, bello. Vabbè, pazienza sì, Lukman si sta disperando, lo sto facendo anche io, ragazzi, in realtà, dentro di me sto morendo, ma va bene. Comunque siamo in vantaggio, per fortuna. Non era un gol, sì, importante perché comunque sia per la sfida per andare a chiudere un po' il risultato, però vediamo, vediamo il nostro terzino difensivo che è una mano del cielo avercelo in squadra. Attenzione, il primo tiro, Caprile non trattiene e uno stop mal fatto anche da Oyono. E perdiamo palla, abbiamo rischiato tantissimo, nonostante il tiro non era così eccezionale, ma comunque ci è arrivato, ci è arrivato. Da vedere da questa prospettiva, ottimo, ottimo intervento del nostro portiere. Chiaramente a trattenerla non era facile. Andiamo a mettere marcatura a zona, Zapata in difesa a difendere con noi. Attenzione, mamma mia, la magia! E guardate il tifo come tira su. Il nostro portiere, il nostro estremo difensore ha fatto un miracolo. Abbiamo creduto in lui nella prima partita, nonostante era di overo più basso degli altri, ma così giovane, abbiamo puntato sul giovane e sta dando la sua marcatura mista. Sta dando i suoi frutti. Attenzione, attenzione, casino, spaziamo via la palla. Momento un po'. Siamo un po' in difficoltà. Ci sono questi momenti nelle partite, lo sappiamo tutti, può capitare. Dobbiamo però stringere i denti, cercare di venirne fuori.
Ok, abbiamo scampata bene. Pavoletti l'avevamo detto che era pericoloso. Per ora io lascerei così nessuna marcatura, se no li possiamo andare a dare una marcatura. Guardiamo subito che dal radar sono andati subito a coprire il passaggio per il nostro terzino destro. Quindi palla non gliel'ho data per quel motivo lì. Guardate sempre il radar, ragazzi, quando giocate ai football, sempre è fondamentale. Bene, ok, guardiamo il movimento, guardiamo Zapata subito, protegge la palla, palla subito in inserimento per Immobile, sempre il solito movimento, smarcarsi, che stavolta ha funzionato, e sì, ragazzi, lo scambio tra i due attaccanti e Zapata, il nostro fulcro di gioco, il nostro uomo possente è riuscito ancora a gonfiare la rete alle spalle del portiere del Cagliari. Guardate bene Immobile come si è liberato, un bel cross in mezzo e questo gol. Bene, 2-0 ragazzi, 2-0. Io direi di non cambiare modulo in difensiva, direi di rimanere così. Siamo al 63esimo, aspettiamo ancora un po', poi faremo anche dei cambi. Adesso i nostri chiaramente sono molto molto su di morale, sono carichi. Guardate anche Arrabbi come spinge, sono tutti in un momento. Dopo aver passato anche un momento di difficoltà che stava attaccando il Cagliari, sembrava quasi che andava a prendere il pareggio, e qua arriva il raddoppio a sorpresa quasi, perché era un momento di difficoltà della nostra Salernitana. Ok, attenzione, guardiamo qua, buongiorno, prima partita, chiaramente si deve far vedere per la titolarità. Arraui anche lui vuole la titolarità anche lui della squadra. Immobile stava quasi per fare un altro cross e magari anche un altro assist, se poteva venirci il terzo gol. Ok. Così. Non trovano questa difesa veramente bella chiusa della Salernitana. Attenzione! Ah, ha provato a prendere il portiere in manuale, ragazzi, ma non c'è stato niente da fare. Stavolta hanno segnato con Nandez. 2-1, la partita si riapre. Qua è stato proprio, ho sbagliato proprio l'uscita con il numero 4. E ho provato anche a tuffarmi io col manuale, ma non siamo riusciti. Allora, visto che comunque abbiamo preso gol, andiamo a vedere anche per dei cambi, perché chiaramente iniziano anche a essere stanchi. Allora, andiamo a mettere il nostro Lampadula per fargli dare un po' di punti del 300%, ragazzi. Lo è mancino, lo mettiamo di qua, anzi, lo lasciamo di là, che può andare a crossare come ha fatto prima. Anzi, no, lo mettiamo di qua, dai. Mettiamo di qua che è mancino, possiamo andare con la finalizzazione a rientro. Zapata lo teniamo, cambiamo a Rowi. Però siamo un po' in difficoltà con quel modulo qua. Allora, io direi l'ora di passare in tattica secondaria. Però lo stile di gioco mettiamo sempre contropiede veloce, ma andiamo a cambiare Raul Ederson. Andiamo a fare così. Andiamo a mettere appunto Gudmundsson. No, ho sbagliato, ragazzi. Attenzione a questi errori. Gudmundsson al posto di Arroway e Ederson. Andiamo a metterci Lazovic, che appunto è uno specialista di cross. Lampadula è 1,78, non è altissimo, a dire la verità, ma va bene. Ci abbiamo Zapata sul secondo palo. Andiamo a crossare. Quindi la squadra diventa in così e sempre in contropiede veloce, però. Ok? Andiamo però ad dare un'istruzione individuale. Visto che dobbiamo coprirci, difensivo a Guendouzi lo togliamo e lo andiamo a dare al nostro terzino destro Faraoni. Ok. Così. In maniera che non sale troppo perché c'è già Lazovic e ci andiamo un po' a chiudere. Ok. Io direi di fare così, rimaniamo comunque in contropiede veloce, cambiando un attimo il modulo, aprendoci un attimo con gli esterni, quindi andiamo a aprirci anche noi. Ok, vedete adesso che andiamo in difensivo.
Perfetto, e se ripartiamo. Ripartiamo con tutta la calma del mondo. Perché, ragazzi, ecco, un errore clamoroso di Oyono, che stavo guardando il radar. Ha steso troppo, ma buongiorno! Buongiorno, calma tutti, cerca di tranquillizzare un po' tutti. Oyono si scusa un attimo con le compagne. Abbiamo bisogno del nostro tifo. Buongiorno ancora. Subito Gudmundsson a spazzare. Vediamo che si allarga su Nandez. Lazovic viene anche lui a difendere. Lampadula. Subito lo scambio con Gudmundsson. Ancora per Lampadula. Niente da fare. Allora, bellissima il numero di Lazovic, e poi no, il miracolo dell'estremo difensore. E la Padula, appena entrato, comunque voleva già fare capire che lui c'è a disposizione della squadra. Penso primo calcio d'angolo, andiamo, prendiamo Zapata, facciamo il nostro schema per Lampadula, ma che è stato anticipato dal difensore. Usciamo subito in pressing, forse esagerato, sì, parecchio esagerato, ma volevo fermare il loro contropiede. Petagna che si è preso questo fallo. Alziamo un attimo la difesa, la stima della difesa. Stiamo attenti che si possono allargare. Ecco, ci ha fregato, io pensavo che si allargava, ragazzi. Allarghiamoci con Zapata. Subito passaggio in mezzo, subito Lukman con Lazovic, triangola con Lampadula. Pressiamo. Cogliamo gli ultimi sforzi, andiamo un po' in difensivo. Ce lo ricorda anche il telecronista che siamo ormai alla fine. Questa partita che adesso vediamo il Cagliari che vuole cercare il pareggio, di strappare il primo punto per la classifica, ma noi invece vogliamo i primi tre punti. Provato Zapata a fare il lancio lungo, non c'è riuscito, Pavoletti. Lazovic, Gudmundsson da solo, ha preferito fare tutto da solo piuttosto che giocare di squadra, se gli veniva. Era tanta roba. Vediamo ancora qua Gudmundsson, vediamo invece un lungo rinvio su Zapata, il portiere esce, Lukman prova il tiro a giro dalla distanza, Lukman, ma non trova l'angolo basso, è anche stanco Lukman, ragazzi. Stanchissimo. Ragazzi, andiamo in ultra difensiva, una difesa decisa per tenere il risultato negli ultimi secondi. Aspettiamo solo il triplice fischio dell'arbitro e, ragazzi, portiamo a casa i primi tre punti per la nostra Salernitana. Ed ecco qui la prima vittoria, ragazzi, e festeggiamenti. Ottima prestazione di Buongiorno, a mio avviso. Ora andremo a vedere anche comunque le votazioni. Questi sono il tabellino con tutti i dati, ragazzi, non siamo andati male. Il Cagliari comunque il secondo tempo ci ha dato dentro, ha recuperato, e però vediamo Zapata migliore in campo, Immobile 7, Buongiorno 6, tutta la difesa, comunque non abbiamo un'insufficienza, quindi ottima prestazione dei nostri ragazzi. Vedete, questi adesso sono stati gli attaccanti hanno preso un bonus allenamento 420 più 300 più 300, insomma ha aiutato tanto questo allenatore qua per gli attaccanti. Comunque attaccanti, ragazzi, vengono dati, e se vediamo anche Lukman, sì, tutti gli attaccanti sono stati dati, anche Gudmundsson, nonostante ha giocato a centrocampo, ma essendo un ESA è dichiarato come attaccante. Quindi non va a dare a seconda di come li abbiamo in campo, ma a seconda del tipo di ruolo che è sulla carta.
E vengono dati a tutti. Bene, meglio, meglio. Non lo sapevo questo, meglio. Bene, andiamo avanti anche col pass, che non ci interessa in questo caso. Andiamo a vedere un attimo i risultati degli altri. Il Milan sempre che vince. Napoli ha perso con l'Inter. Ecco, la Roma continua a vincere e rimane in prima posizione. Poi c'è Milan Firenze. Vediamo che l'Atalanta è scesa, la Lazio è scesa. Siamo aumentati noi, siamo settimi ragazzi. Continuano ad andare le grandi. Vediamo un po' se è persa. Si sta. Non vedo mica il Piemonte. La Juventus, ragazzi, secondo pareggio di fila. Aia. Aia. Bene, 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 bene. Vediamo che comunque. L'Empoli è sempre ultima. Ha perso anche questa. E ora dovrà affrontare noi, il sottoscritto. Nostra squadra. Ragazzi, abbiamo fatto anche due gol, ne manca uno. Io direi di rimanere con questo modulo sempre uguale e procediamo. Andiamo contro l'Empoli che deve ancora anche lei trovare il suo primo punto in classifica, ma noi vogliamo andare a 10. Scusate, a 10, sì. Siamo al settimo posto, ma siamo al settimo posto con 4 punti, vogliamo andare a 7 punti, scusate. Ok, andiamo avanti. Prima divisa per noi, seconda per loro. Siamo in casa questa volta, ragazzi, quindi avremo anche forte il nostro tifo. Vediamo stavolta che Dragosin c'è, Caprile c'è, Gagliardini ancora giù, quindi io direi di rimettere a Lau, che ha fatto un'ottima prestazione. Romagnoli in questo caso lo abbiamo giù e andiamo a utilizzare Rodriguez, quindi abbiamo anche la prima partita, forse la seconda, comunque abbiamo anche un cambio di questo inizio di partita. E ragazzi, siamo così. Addirittura voglio provare a iniziare a dare la. No, 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 il capitano non può non iniziare. Quindi va bene così. Rimaniamo così. Stesse tattiche, istruzioni individuali. Proviamo a dare il difensivo a Guendouzi e anche Ancoraggio. Prima ha funzionato abbastanza bene, era sempre in posizione. Contropiede Lukman e va bene così. Formazione del nostro avversario, andiamo a vedere che usa anche lui un 4-3-3, come noi appunto, quindi siamo un po' a specchio, ma io voglio andare a mettere le marcature, allora, Cambiaghi su Faraoni, andiamo a mettere subito, togliamo il contropiede a Lukman in questa gara e mettiamo un marcatore Faraone a Cambiaghi e andiamo a mettere marcatore Oyono a cancelliere, due esterni. Chiaramente il terzino sinistro dove andare a marcare il loro Eda è il nostro terzino destro, perché quando si gira il modulo viene a specchio, Cambiaghi. Abbiamo le marcature sugli esterni, quindi lo andiamo a bloccare e così vediamo di andare a rischiare meno, diciamo, dai loro esterni. Siamo pronti, iniziamo, inizia anche questo match. Il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso, Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi Fabio pomeriggio Caressa, ci sono Luca tanti Marchegiani, l'analisi, sorrisi. io direi di andare avanti. Benvenuti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora Vediamo che oggi c'è sono il tanti sole i che un po' minuti disturba all'ombra di un'altra i nostri partita del giocatori. Milan, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per Abbiamo tenere sotto l'ombra sorpasso, ma sulla speriamo che parte l'Italia vi bassa, tenga diciamo, sotto e non vi spinga del invece a campo. schiacciare un pisolino. Allora, ragazzi, io direi di già metterci un po' di Finale difensiva magnifico, perché li vedo abbastanza finale di carichi. un'avventura fantastica, un teatro Ricordiamo che perfetto. siamo sempre in contropiede veloce e abbiamo perso palla subito noi, l'occasione Milan che già di comincia partire, bene. magari andare a fare l'azione noi di attacco. Salerno ed Empoli. Bene, ancora la nostra difesa si sta comportando molto bene, dà un po' fastidio il sole oggi ai nostri ragazzi, ma il calcio è anche questo, dobbiamo anche averci a che fare con pioggia, magari anche neve più avanti. Ok, andiamo in equilibrata. Abbiamo Lukman che adesso è un po' più basso perché non ha più il contropiede, ma abbiamo preferito mettere le marcature appunto sugli esterni. Ecco, Grassi, Malì, Bastoni, prova a metterla in mezzo. attenzione, Caprile era un po' titubante, ma alla fine è riuscito ad afferrare la palla. Ho visto un attimo un po' così. Allora, non era bello deciso il nostro portiere.
Siamo partiti un po' sotto e possiamo anche rischiare di andare sotto con il risultato. L'Empoli chiaramente vuole i tre punti, vuole la prima vittoria, i primi punti di campionato. Ma noi dobbiamo fare in maniera invece di continuare la nostra striscia positiva, di non andare in una sconfitta. Siamo ancora imbattuti, ragazzi, nonostante non siamo primi. Una l'abbiamo pareggiata, ma non abbiamo subito gol. L'abbiamo subito nella seconda partita, ok, però l'abbiamo portata a casa. E dobbiamo continuare su questa fascia d'onda. Allora, siamo un po' schiacciati. Siamo un po' schiacciati e vediamo che è una squadra che comunque ci sta dando difficoltà, nonostante la classifica. Sono ultimi. È costretto a ricominciare. Bastoni. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Bravo Rodriguez. Si fa avanti in territorio nemico. Vediamo che Lukman, vediamo subito l'inserimento. Ma doveva dargliela prima. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Bello, bella, sta avendo una bella azione. Un po' troppo ammassati, abbiamo troppi a centrocampo, abbiamo troppo onnipresenti, vengono tutti su, si accaniscono ai limiti dell'area, troppi giocatori, però questi sono i giocatori che abbiamo al momento. Bastoni. Ci prova con un pallone profondo. Bravo Dragusin, bravissimo. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Giusto. No, peccato, peccato. È chiaramente è un fulcro di gioco e non si inserisce come chiaramente come un opportunista il nostro Zapata. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, il campo è un'altra cosa, però insomma. Gran controllo di palla. Non c'è un gran movimento della squadra. Cerchiamo noi lo spazio. Ecco Lukman. C'è spazio. Lukman! E va il gol! Ed eccolo qua, l'esultanza di Lukman. 1-0. Via che spazza intelligentemente cercando comunque il compagno. Allora ragazzi, abbiamo trovato l'1-0, abbiamo intanto fatto la sfida prima di tutto e Lukman finalmente è andato in gol anche lui. E no, assolutamente, e ci pensa Rodriguez. Anzi, visto che siamo a palla ferma, andiamolo subito a sistemare. Lasciamo comunque Dragusin giocatore in attacco. E ragazzi, voglio andare a fare uno scambio di ruoli tra Immobile e Zapata, perché attacchiamo molto dalla parte destra. Aspettiamo il movimento, lo scambio dei due attaccanti. E dalla parte destra abbiamo il terzino destro che spinge, però abbiamo Zapata che non si inseriva. Mettendo adesso invece un opportunista, sulla destra abbiamo anche l'inserimento della punta. Sono cose importanti per la tattica queste, bisogna badarci ragazzi. Volevo cercare un passaggio un po' pericoloso, alla fine non ho avuto il coraggio di farlo e volevo andare la palla prima a Guendouzi, ma non lo vedevo pronto a ricevere quella palla lì. Ok, Lukman con Zapata, stavolta abbiamo lasciato Zapata da questa parte. Bene ragazzi, punizione. Per punizione ragazzi non abbiamo granché secondo me, a dire la verità. Esatto, però premiamo L1 per fare un movimento, diamo la palla al movimento appunto Faraoni, il movimento c'è stato, in mezzo, sì ragazzi, Ciro Immobile, il capitano, ci pensa lui finalmente.
Bellissimo movimento a distare la difesa avversaria, la difesa dell'Empoli, ragazzi, e andiamo sul 2-0. Risultato magari un po' bugiardo, perché l'Empoli comunque ha attaccato, ha giocato la partita, ma si vede che ha problemi con la difesa più che l'attacco. L'attacco comunque ci sta dando anche abbastanza da fare. Tra l'altro stiamo giocando un modulo a specchio, anche noi col 4-3-3 come loro. Comunque abbiamo girato le due punte e Immobile è andato a segnare. Volevo precisarlo. Chiaramente questo perché abbiamo il terzino destro da questa parte, ragazzi. Boh, finito il primo tempo. E benissimo. Come vedete, l'Empoli comunque il tiro in porta l'ha fatto, noi ne abbiamo fatti due, però 2 su 2. Ci abbiamo giocatori che non perdono tempo sotto porta. Bene, bene. Iniziano i secondi 45 minuti. Nessun cambio per oddio. Oddio. Ah, peccato! Mi ero tuffato dalla parte giusta, ma magari ho sbagliato anche il tempismo. Ragazzi, abbiamo un portiere difensivo, lo ricordo, perché abbiamo non abbiamo offensivi. Qua se avevamo un portiere offensivo, chiaramente questo gol non c'era, sarebbe uscito. Quella è la difficoltà di non avere una squadra preparata, ma dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. Ed è quella proprio la sfida bella, a parte la difficoltà elevata per la squadra che abbiamo. Ah, ma si è buttata anche in attacco, cosa che non avevo notato. Allora ci mettiamo un po' in difensiva. I nostri avversari sono spinti all'attacco, ragazzi. Questa mi piace, perché vuol dire che comunque la CPU reagisce. Bello, bello, sarà un bel campionato, ragazzi. Sarà una bella serie sul canale di Esport Rivals, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i social di Esport Rivals, ragazzi. Mi raccomando. Mamma mia, Dragusin! E qua... che giocata! E la stupidata di Faraoni. Non so perché l'ho fatto, ragazzi. Sono abituato a avere altri giocatori nel Dream Team. E Caprile, parati in manuale, stavolta c'è. Andiamo in equilibrata, ragazzi, anche se lui è in attacco. Non ci schiacciamo troppo. Se ci schiacciamo, ragazzi, è finita. Brutto passaggio, era messo male col corpo, ci sta, ragazzi. Caprile ci pensa lui, subito però, subito col contropiede, Immobile di testa per Lookman che perde palla, ma c'è fallo, ragazzi. Dragusin si allarga per Zapata, lo scambio con Arraoui, l'inserimento di Lookman non è riuscito, ma era bella l'idea. E ragazzi, poi direi di andare a fare anche dei cambi, che inizio a sentire la stanchezza palla alle mani. Allora, ragazzi, andiamo sempre a cambiare con i soliti
Gudmundsson e Lazovic, andremo in difensiva, in secondaria e individuali mettiamo sempre difensivo Guendouzi, mettiamo anche l'ancoraggio a Guendouzi, contropiede però a Lazovic e contropiede a Gudmundsson, così cerchiamo di ripartire subito. Però no, il difensivo ancoraggio sì, ma difensivo lo andiamo a mettere. No, siamo il terzino destro che spinge ancora. Non abbiamo poi sostituzioni, andiamo anche a cambiare Lampadula con Zapata, cerchiamo di buttarci in avanti con due opportunisti stavolta. E potremmo anche andare a togliere Lookman e andare a mettere anche se giù Gagliardini. Quindi mediano. Ragazzi, devo andare a modificare però questa. Quindi modifica CC. Abbassiamo un po' le punte. Abbassiamo il mediano. Ok, ci siamo. E stiamo in vie laterali. Quindi andiamo in difensivo e subito sfruttiamo lo spazio lasciato dagli avversari. Un cross in mezzo, ma il portiere dell'Empoli, che è sempre caprile come il nostro, lo va a bloccare. C'è un clone in campo, Caprile. Eh sì, ragazzi, può capitare anche questo. Ovviamente. Prova a darla profonda nello spazio. Faraoni. Volevo lasciare la palla a Guendouzi, ma non ci sono riuscito. Vediamo i due opportunisti che cercano di parlare tra di loro. L'entrata malfatta dal nostro difensore. Gudmundsson si allarga, poi immobile. Ancora Gudmundsson cerca di. Il dribbling di Gudmundsson nello stretto. E poi cerca addirittura una skill che non è però delle sue abilità. Quello che abbiamo visto. E spaziamo su subito a Lampadula. Larghiamo. No, volevo allargarla per fare dopo il cross. Non sono riuscito. Cercano l'azione veloce. La gioca sulla destra. Malì. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare Spaziamo, pronto ragazzi, per andiamo in colpire. difensiva perché siamo negli ultimi minuti. Passiamo le tacche della squadra. Non dobbiamo più pressare tanto perché comunque siamo in vie laterali. Pare La vittoria nelle loro mani, aspettano un solo po' il un fischio misto. dell'arbitro. Dobbiamo un po' giocare in maniera intelligente. Occhio, occhio, occhio che si è sganciato l'attaccante. Riceve il passaggio. Occhio all'inserimento. Bravissimo. Spazza. Spaziamo, Difesa si fa trovare. ragazzi, spaziamo. Palla recuperata dopo averla persa, ma solo per un attimo. Si ricomincia dal portiere. Il quarto uomo indica 2 minuti di Luperto. recupero. Lungo passaggio in Due avanti. minuti e basta, ragazzi, per andare a prendere la seconda vittoria di fila. Andare a chiudere questo episodio Il recupero è quasi finito. Presto arriverà il a fischio dell'arbitro. risultato Leggero il pieno. pallone. Ben fatto. Spaziamo. E sì, ragazzi, è fatta! Salernitana 2, Empoli 1. E continuiamo questa striscia positiva, ragazzi. Queste sono le statistiche e direi che ora ci possiamo salutare. Andiamo a vedere velocemente adesso la classifica. Vediamo che i nostri comunque giocatori prendono esperienza, i nostri attaccanti, grazie all'allenatore, 300% in più. Gli
Io per la prossima volta andiamo in quinta posizione, ragazzi. Siamo a 7 punti sotto alle grandi. Firenze, anche lei sta andando molto bene, a 3 punti. La Fiorentina, complimenti alla Fiorentina. Ragazzi, siamo sopra a livello di differenza reti a Napoli e anche all'Inter. Quindi direi che stiamo andando molto molto bene. Ragazzi, sfida anche completata, prendiamo un sacco di cose. La prossima vince un match almeno con 2 gol di scarto. Ecco, questa diventa un po' pericolosa e difficile. Vince 2 gol di scarto con la quarta giornata. Quindi abbiamo a disposizione solo questa partita, dobbiamo vincere con 2 gol di scarto. Tra l'altro è una partita chiave. Quindi ragazzi, vi do appuntamento al prossimo episodio qua su Esport Rivals col campionato di Serie A. Lasciate un bel like, un bel commento, condividete il video se avete voglia, anche passate magari dal mio canale, iscrivetevi anche al mio canale per quelli che non fossero iscritti, là porto altri contenuti diversi chiaramente da questo campionato. E ragazzi, noi ci vediamo, possiamo dire, in un prossimo episodio. Voglio soltanto dirvi che comunque siamo su una striscia molto positiva, un pareggio, 2 vittorie e forza Salernitana. Ciao, ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti.